minuti su un gioco vero che si chiama Silenzio, no, 3 euro. Silenzio, Stilton, quello che dovresti fare tu. Ehi, come ti permetti? Silenzio, Stilton. Ed è un gioco di paura vera. Vediamo le opzioni. Madonna, va bene. Mi potete scrivere delle cose sporche? Mi sa che la chat è bloccata. Niente, si blocca. Questo è più carino. Vediamo. Proviamolo e vediamo un po'. Vediamo un po' le cose sporche. Vi laggate un po', però è raccomandabile avere delle cuffie. Va bene, noi siamo immersi, quindi t'a posto. Vediamo un po'. Sì, cesso sporco, zoccoli sudati, va bene, broccoli sudati, il divano dopo you, non ti permettere. È stata una giornata veramente stancante al lavoro. Ah, ma sono già io? Va bene. Quindi vado a letto. Madonna mia, però che nudità. Posso il mouse, ragazzi, il mouse, no. Dio, cosa è successo? Perché 1024 per 768? Cosa succede? Ragazzi, cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Back. No. Oddio, non si vede più. Non si vede più! Ragazzi, ma mi sta saltando tutto! Vabbè, mi è esploso tutto. Mi è esploso tutto, ragazzi. Mi è esploso tutto. Un altro pochino. È Christian Dior nudo! Così? No, ho sbagliato. Quali sono le mie riproduzioni? Così, fatto. Bex. Ok. Era silenzio o cecità? Ma perché non entrambi? Oh, una casa. Metti la tua cosa sul divano, la tua borsa sul divano. Va bene. Messa. A posto. Devo fare pipì? Va bene. Dov'è il bagno? Perché io sballonzolo con la testa? Cioè, perché cammino come se mi stessi trascinando? Da un gringolato. Sì? Come apro la porta? Madonna santa. Ok, fortunatamente però ci sono le luci. Oh, chiudiamo la porta. La porta. La porta. Chiudi la porta, io non piscio. Vabbè, dai, pisciamo in piedi, tanto non c'è nessuno in casa. Via. La porta del riflesso è già chiusa. Magia! Devo spegnere sempre le luci del bagno, che sennò la bolletta è alta. C'hai ragione. Ma tra l'altro chi è che ha nel soggiorno il frigorifero con una pizza? Non so, aulico. Diarrea pure qui? Ma guarda, ho come l'impressione. Permesso! Devo cambiare i vestiti prima di andare a dormire. Ok, dove li ho? Manco si lava le mani, ragazzi, lavarsi le mani è sopravvalutatissimo. Dove, se volessi cambiarmi i vestiti, dove me li metto? Non ho niente. Non ho fede del gioco che è stupendo. Allora mi fido. Accendiamolo. Ah, spazio per cambiare i vestiti. Ok, mi sto cambiando? Sulla sedia, io non me le lavo. Tu fai cacare. La metà dell'armadio vuota di bellotta, magari. No. Dovrei spegnere le luci qui dentro così posso dormire. C'hai ragione. Quindi spegniamo le luci. Spegniamo le luci.
Come spegniamo le luci? Non le spegniamo le luci, vaffanculo. A me non piace spegnere le luci. Perché dovrei spegnerle alla fine? Spegniamo queste, vai. Oh, così dormo bella bella. Andiamo a dormire. Toh. Vediamo. Ha un armadio vuoto, una cosa con quattro camicie contate. Il resto dei vestiti tutto nei cestini a terra. Oh, sono così stanco. Vorrei dormire fino a domani. Bene. Avevo letto Silent Hill. Ciao, Steriva. Sì, ma credo che sia infatti una roba che lo richiama. Mannaggia, ho lasciato la luce accesa, raga. Ah, mi addormento. Sleeping. Ottimo obiettivo di vita. Vorrei dormire fino alla morte, proprio. Altro che fino... Ma sto trick track, chi cavolo lo sta facendo? Le tarme nel... coso, nel legno. Capitolo 1. La prima esperienza. Oh no, freddo? Sì. C'è l'asma. Ah! Oh. Stava facendo una pugnetta? Tocca? Oh, non mi riesco a muovere! Che succede? Sta smascellando. Non mi esce la voce dalla bocca. Che dovrei fare? Sono davvero sveglio. Ah, c'hai la paralisi del sonno. La paralisi del sonno, ragazzi. Qualcuno bussa. Sì? Vabbè, l'importante è sapere che nulla di quello che vediamo è reale. Nulla di quello che vedremo. La paralisi del sondrio. Chi è? Chi è? Quel piedistallo fuori, quel piedello fuori dalla coperta. E vabbè, ragazzi, ma magari fa caldo. Chi è? Non c'è nessuno. Sì? Ah, finalmente qualcuno ha spento la luce, così posso dormire meglio. Paura, Potter? Io lo so che adesso mi giro all'improvviso e ci ritrovo Michael Jackson che mi fa la lambada. Sì? Si è riaccesa. Ciao, disagi! Gentile, era l'Enel. Secondo me era l'Enel perché non ho pagato le bollette. Sì! La paralisi del sonno è terribile, lo so perché l'ho sperimentata. Chi c'è in cucina? Signora? Mi hanno chiamato una striptease? Spero che abbia una torcia perché non si vede una fava. Ragazzi, il ma... Signora? Ah. Ma attenzione. Qualcosa è caduto. Ah, la signora è qui. Santa vacca, ma chi sei? È il portoghese. Asp, rispondimi. Ma che? Signora, non si avvicini. Per favore non si avvicini. E Belen? Sarà Belen? Stilatri sgamabilissimi. Ma serio? Ciao Sia! Signora? Signora, sento i piedi, eh? Porca zozma! Scusate! Signora, sento i piedi! Signora! Signora, ma mi cammina dietro al letto? Ma voi a quattro dei bastoni? Ma non si fa... Ah, sta cantando però, dai, è simpatica. Vita mia. Questa è l'ultima di Gigi D'Alessio, la conosco. No. Sì. Voglio vivere con te, anche se... Proviamo a muoverci, ma sto tremando. Forse devo tenerlo premuto? No. Oh. Non funziona, non mi riesco a muovere. Povero gabbiano,
Ho perduto Gigi D'Alessio. Sì? Signora? Chi è che mi pissa? Qualcuno mi ha pissato. Ho sentito del piss. Signora? Ha pissato? Tra l'altro qualcuno frulla. Pissato però. Signora, ha pissato? Sì! Chi è? Menenne mie! Signora, ma lei è anziana! È lontana da me! Sarà andata? Signora? Si lavi i capelli, per favore. Aspetta, ho sentito i piedi. Ho sentito i piedi. Ho sentito i piedi. Mi ha fatto cadere lì più a terra, sta cesso. Signora? Signora? Era uno scherzo, ragazzi. Cos'era? So che era un sogno. Era uno scherzo. Caputta. Vabbè, era uno scherzo, ragazzi. 3 giorni dopo. Lo scherzo di sto gatto. Vabbè, ma era uno scherzo. No, ci avete creduto. Ah, che ridere. Ragazzi. Quindi era paralisi del sonno. Mannaggia, mi ha veramente sconvolto. E il cazzo del ventilatore che fa trick trock. Ah, è vero che avevo lasciato il ventilatore aperto. Quindi ho comprato un quadernetto con scritto che cos'è una paralisi del sonno. Va bene. Dovrei andare a mangiare prima di... Ma questo, scusami, non vive più ormai. Ci ho capito tutto, però non vive più. Praticamente mangia e dorme. Basta fare una ricerca su Google. No, compriamo direttamente un... Ma che cos'è? Ma ho del pane in frigo. Ciao Seschio, ma ho del pane in frigo. Va bene, mangiamo. Gustoso. Dovrei comprare un microonde perché il cibo è freddo. Beh sì, grazie, l'hai appena cacciato dal frigo. Mi sembra anche normale, no? Mangiamo. Croccante però. Erano cannoli siciliani. Buoni, con le salsicce e il purè. La morte sua. È una forchetta e dei piatti in freezer. Il pane e la meno. Anche questo è vero. Avrò mangiato il purè gelato. Che squisitezza. Ma vero, ma scusami, ma poi non ha un fornello? Sono pieno. Sto dormendo già. Sì, ma lavo almeno i piatti. Cristo. Niente. Non lavare. Perché, Even? Ho spento tutto. Eccomi. Siamo di nuovo vivi. Non posso dormire con le luci accese. Madonna mia, ragazzo, però anche tu. Ma mettiti Alessia che ti spegne le luci. Non è che possiamo vivere così la vita, eh. Andiamo a dormire, vai. Ma quindi questo mo avrà i sogni croccanti tutto il giorno. Dopo che si mangia sto mattone di pure grazie che si paralizza nel sonno. Sì, ma ci credo. Cioè, era tutto molto grande perché era surgelato. Quell'esperienza mi sta ancora terrificando e non voglio passarla di nuovo. Sì, se mangi la munnezza però... Che significa? Ah, ok. Così devo dormire. Potrei sognare pure Berlusconi. Appunto. Cioè, dico, se mangi la munnezza mi sembra normale anche che fai sta paralisi del sonno, no? Cioè, è normale che ti svegli morto. Capitolo 2. Esperienza fuori dal corpo. Casella spruzzola il letto, bellissimo. Una combo che comunque potrebbe essere entusiasmante. Proviamola insieme. No, ragazzi, di nuovo è successo ancora.
No, dai, ma sono di nuovo... Tra l'altro sto ancora smascellando, mannaggia. Devo svegliarmi! Sì, è un simulatore di paralisi del sonno. Mo sento di nuovo la signora anziana, ma io non voglio più guardare le anziane. Prova a muoverti. E vabbè, ma tanto abbiamo già sperimentato che non si muove. Ecco perché Silent Still, sì. Corre una visitina al medico. Ciao, Rielissa! No, Rielissa, pure a me è successo, Non mi riesco a muovere. Lo so. Se mangiassi meno purè... Mo devo vedere la signora anziana. Signora? Sì? Signora? Vediamo. Per il momento non sento nessuno. Ho parlato troppo presto. Pure tu. Pure tu. Mannaggia, Teiko. Ah, qualcuno parla di là. Sarà la polizia? Sentiamo. Sembrano i miei vicini di casa. Sì, sì. Riconosco le voci. Sì. Ciao, tabulona! Buon pomeriggio! Ma da quanto stai qua che non ti ho visto? Stanno guardando Temptation Island. Io non sono tentata. Hanno chiuso? Hanno smesso? Non si guarda più. È un posto al sole lasciato... Ma mi hai letta fino a mo'? Ma quando? Ragazzi, ma io che ne so? Ci sei da molto. Io non lo so. Devo far riparare queste luci, raga. È terrificante. Vabbè, ho capito. Vabbè, ma è una luce che si spegne e si accende. Non è niente di che. T'ha posto. Ma tu stai live. Vi sparo. Io che ne so. Mica so leggere. No, di nuovo mi spostano gli scatoloni. Signora, se deve apparirmi, la prego, si metta almeno un po' di make-up. Ma è una bambina a sto giro. Sì. Io vedo a malapena. Però vedo una pelata. No? Ah! È di fronte a me. È vero, la vedo appena, ma la vedo. Vedo tipo una punta del naso. Niente. Mo vedo il cacchio proprio. Ma questa mi spone in faccia. Signora, mi sta mettendo ansia, Che però, che balle. No, aiuto, lo so. Vedo il mio riflesso sullo smartphone. Ma perché mi guardi con uno smartphone? Sta andando via. Va via. Va bene, signora, grazie. Tante care cose. Arrivederci. Un bacio. Vai. Voglio svegliarmi. Sono terrificante. Basta. Sto facendo un toast. Il budget è basso. Non è che possiamo avere tutti questi jumpscare. Vabbè, è andata. Aspetta che sta ronzando. No, signora, ma che fa? Si riaffaccia. No, signora. Signora. Cos'è che scrocchia? Sul soffitto? Io non la guardo. Mi muovo. Provo a muovermi. Ha rubato il pane dal freezer. Probabilmente sì, sta provando a mangiarsi il pane nel freezer. Godo. Che succede? Mi sento volare. Forse perché stiamo andando verso la signora? Oh no, sto volando, sono soprannaturale. Adesso guardo da sotto. Oh no, come... sono io che sto dormendo. Ma non riesco a muovermi. Ah no, mi posso muovere.
bello, sono veramente un birla. Siamo morti. Era il titolo del capitolo. Vabbè, e io mo che devo fare? Datti i pizzicotti. In realtà la signora sono io. Vabbè, io allora vado via. Arrivederci, eh. Posso anche morire. A me, sti cazzi. Chi è che sbatte? No, no, gli stanno a fare i servizi fotografici. Wow, un attimo che mi sono allontanata, ragazzi. Però non si fa così, Cioè, non si fa. Un attimo che mi ero allontanata. La smette? Posso andare a farmi un panino? Però so che adesso mi giro e mi trovo la Madonna. Respira un po' forte. Allora vado via di... Signora! Ma lei è proprio lunga! Vado via! Torno! Sono a letto! Svegliati! Svegliati, uomo! Ti prego! Capito, ma non c'era bisogno! Che significa? È stato terrificante, Dio mio! Non c'era bisogno però, Tra l'altro lui quanto sta respirando? Respira... Sembra un maiale. 2 settimane dopo. Aspetta che non riesco a sentirmi segare. Ah, mannaggia. Si è bloccata la chat. 2 settimane dopo. Livello signora anche meno. Vabbè, ma anche più, dai. Ah, che gusto. No, le bollette della corrente, perché la signora mi ha acceso la cosa. Ho visto il sorriso sparire dal tuo volto. Vabbè, dai, ragazzi, ma ogni tanto uno non è che può sempre sorridere. È notte di nuovo? Ho perso la cognizione del tempo. Lui è una bombola, serio. Lui sta sempre... Dovrei dormire? No, devo ancora mandare la posta. Vabbè, noi stiamo cercando scuse ormai. Stavolta ho anche abbassato prima, era troppo ovvio. Sì. Dovrei andare così torno a casa subito. Ma fuori? A quest'ora della notte andiamo a consegnare la posta? Ah, andiamo al lavoro? Va bene. Pick up your bag before going to work. Bag, prend the bag, take the bags and go to the wars. Ti è sparito il viso dal sorriso. Io vi sparo. Allora, apriamo la porta e andiamo a fare il nostro. Quindi lavoriamo ogni tanto. Finalmente lavoro. Dopo 2 settimane ci stava, raga, che tornassimo pure a lavorare. Uno non è che mo. Ah, che bel posto liscio. Questo l'ufficio è così silenzioso a quest'ora. Il turno di notte mi aiuta a disinnescarmi dal lavoro. Fa anche altro. E per usare il computer, shift per uscire. Sì, ah, questo è il mio computer. Qual è il mio computer, ragazzi? Sarà questo portatile perché sono stronzo? Sarà questa combo perché sono stronzo 2 volte. Immagina. Bello! Bello! Allora, che lavoro devo fare? Notepad. Ah, questo è il diario dove lui ha scritto le robe. Hi Cori, 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 play music. Ah, queste cose, Cortana, new note. No. Dio. Save. Spero che si salvi. Ok, chiudiamo questo. Io che lavoro devo fare quindi? Download? Metto a scaricare?
Ma ho capito, ma non so comandare i comandi. Ho delle fotografie. Oh, che bello! C'ho un doggo. E mo? Messaggi. Come il mio cane è brutto? Ma sarai brutto tu, sarai brutto tu, coglione. Ma io non lo so. Ha detto che il mio cane è brutto. WhatsApp? Non può. WhatsApp? WhatsApp? Fa la splendida! WhatsApp? Come faccio a scrivergli il punto interrogativo? WhatsApp? No. WhatsApp? Non puoi interrogare con la tastiera. Non ce l'ho. Prova a scrivere su Telegram. Vaffanculo. Vabbè, chiudiamo. Music player. Sentiamo un po' di musica. Browsers. Va bene. Oh no, non c'è internet. No, ragazzi, ma non abbiamo internet. Non abbiamo internet. Siamo stati ricrollati. Che freschezza. Ragazzi, ma non c'è internet. Quindi io con chi devo lavorare? Se ho fatto tutto quello che dovevo fare. Left behind, stranded, you shall no skill. Questi saranno i giochi che ha fatto. Ma shift, io dove devo lavorare? Cosa devo fare? Qual è il mio lavoro? Non hai pagato la connessione. Non so qual è il mio lavoro. Avranno un wifi? Dai, questo però è stato bello. Sì. È stata una cosa divertente. Fammi entrare. Io vorrei capire dove è la password del wifi. Ma poi soprattutto qual è il mio lavoro? Io non lo so mica. Cioè non so. Infatti secondo me i messaggi non sono arrivati perché non abbiamo internet, raga. È quello il punto. Però vai a capire. Tippi tippi e ma tappi tappi. Io però non trovo il modem. Non me l'ha scritto Pasquale. Perché cammina in punta di piedi? È la sorellina di Dexter. È Didi. Cammina piccolina piccola. Prendi il digitale. Vorrei farlo, ma non va. Freelance movement. No, important ma. Ok. On your seat, please. Rewind website. Website developers create. Appeal for live. Web page. Next gen solutions. Ma non posso andare su internet, capo? Forse non ha capito. Allora, www.nextgensolutions.com. Ma non c'è internet. Chiama la team. Moro Cimario, ma è un signore, non credo. Allora, my name è Kenneth, freelance movement, background, questo no, è tutta stronzate che non voglio, non mi interessano. Forse l'avrò nei messaggi? What's the story? Niente.
Hai provato Eolo? Ciao Malinka! Ventornaus! Nelle note ci sarà la geek. Spero di sì, Flax, perché altrimenti mi sparo. Wow, Malinka, Ventornaus per 31 mesi! Mua! Ti do un bacino fortissimo. Sono un principe nigeriano. Uff, va bene. Principe nigeriano no. Vediamo nei messaggi. Have you, have not... So you wanna go, you see, Elsie's. Il cane era brutto. Questi parlano dei cani. No. Powell che ci dà dei coglioni. Vabbè, ragazzi. Dynamic chat. Ma qua non mi sa che non gli invia. Ciao Eunice, nelle note. Nelle note. Cori. WhatsApp. Cori. Yo, Cori. Non voglio la musica. Cori. Wi-Fi password. Cori. Password Wi-Fi. Funzionano mai queste intelligenze artificiali comunque. Ma no, mi ha tolto il penis. Che palle. Allora, qui ci sono delle note, ragazzi. Ma non sono le note del diario. Che ha detto, vedi, che lui si sente terrorizzato. Non riesce a dormire la notte. Che è un casino. Cori. Cori. WhatsApp. Ma non mi risponde. Ma è inutile. Cori. Cori. Open web browser. È brava. Questo lo sa fare, sta cessa. Ma io voglio una settings. Accessibilità. No. Vedi la photo gallery. E c'aveva i cani. Aspetta. No, è il mio curriculum. No, ho detto curriculum. No, ragazzi, c'hai i cani, vedi? C'hai i cani. Video player. No, perché c'aveva i widget library. No. Prova a guardare i video. Ma sono video player del... Sono i trailer dei giochi, raga. Vedete, sono i trailer dei giochi che ha fatto. Quindi dobbiamo capirlo in qualche altro modo. Wi-Fi password. Qua non scrive nemmeno. Ma che cesso. Senti, ma non ce n'è una libera? Free for all. Ragazzi, ma che ci volevo? Ma era easy. E non funziona comunque. Daily. Sì! Abbiamo del cane! Gatto! Basta. Va bene, torniamo al lavoro. Download. No. Qual era la cosa del mio capo? Important. Nextgensolutions.com. Allora, lavoriamo, lavoriamo. Nextgensolutions.com. Vai. Connect. Take a creative tools. Fast versions. Download. Abbiamo scaricato. Hai trovato questa nota, vorrei dire che adesso sei promosso. Quindi farai il lavoro di 3 persone, ma il tuo salario rimane lo stesso. Scherzo. Stai cercando di dare le dimissioni? Oh no. Va bene, io non so come sentirmi. Mando un'email. Capì? Bella promozione di merda, vero?
Sì, ma io vorrei capire, easy to implement, fast service. Ragazzi, io ho veramente dei disturbi molto forti a capire che cosa devo fare. Scherza, sì. No, io ho veramente dei disturbi molto forti nel capire qual è la cosa che devo fare. Cioè, no, no, veramente non so qual è la mia prossima mossa. Ah, resuma, no? Ok. Cioè, non so quale sia la mia prossima mossa. Vuoi sapere in quanto si finisce questo gioco? Ah, sto cercando di capire se devo dare le dimissioni o no. Mi è arrivato un messaggio? Mi è arrivato un messaggio, aspettate. Ma l'abbiamo già visto Sleep Paralysis? Aspetta che sto cercando un messaggio. Commander. Chi è che mi ha mandato un messaggio? Cos'è qua? WhatsApp. Non dice. Dynamic chat, WhatsApp, no, coglione, questo non mi risponde. Mi era arrivato un messaggio, ma poi lo stress, sta solo lui. Ma infatti, meglio di così. Yes. Go. E che comando devo dare? Avevo sentito il rumore di un messaggio. Forse era di qualche altro computer. Controllo. Però non ci sono altri computer se non qui. Forse. Vedi il mail. Allora, qui non c'è nulla. Ma io l'ho sentito di qua. Vediamo l'email. Magari mi è arrivata un'email. Sì, ma dai degli alert più grossi. Fammi capire. Cioè, scrivi un 1 sull'email per dirmi: ah, guarda, mi è arrivata un'email. No, raga. No. Ma cos'è questa roba? Sedva. Ma cos'è questa roba? Ma non l'ho scritta io. Ciao, Mistake, che gioco è? L'Inps. Fra poco vado io all'Inps. No, posso tornare a casa? Non voglio più lavorare. Voglio smettere di lavorare per il resto della mia vita. Basta. Proviamo ad andare in bagno. Magari mi viene la paralisi del sonno in bagno. No, non è vero. Però magari voglio dell'acqua. Nemmeno, non ho sete. Va bene. Proviamo a tornare a casa. Ma poi perché vado così piano? È l'ora della pausa caffè. Ma è notte. Io veramente non capisco per quale motivo mi abbiano fatto. Non è che è un fascicolo da qualche parte. Ragazzi, mi sono bloccata. No, ragazzi. No, ragazzi, sono entrata nella porta. No, ragazzi. No, ragazzi, sono entrata nella porta. No, ragazzi. No. Santi! Grazie. Devo mantenere i gatti di chi? Ora abbiamo la paralisi negli oggetti. Io non ho un fascicolo. No, raga, io non ho un fascicolo, non ho niente. Avevo preso delle cose, avevo uno zaino, ma non mi ha fatto posare nulla. Cioè, non è che ha detto, tipo, metti lo zaino a posto, fai questo, tocca qui. No, mi ha detto, ah, soltanto se devi andare a computer, fai questo. Posso cambiare lo sfondo del mio computer. E mettere i colori custom. Tutto giallo voglio. E anche lo snap desktop. Va bene? E la data, il tempo, l'account. Mettiamo una bella foto nuova. Bello. Ok, mo. Non ho capito dove il tizio del gameplay che ho visto prende un fascicolo e lo mette sul tavolo. Ho buggato il gioco? C'è almeno campo minato. Non ci sono nemmeno installati giochi. Ho buggato il gioco? Forse il fascicolo lo troviamo nella fascicoliera? No. La borsa l'abbiamo venduta? A quanto pare non ce l'abbiamo più. Dai, ho buggato il gioco.
Ma non voglio crederci. È andato tutto così bene. Aspetta, forse di qua. No. Si è buggato, master. Ma nel senso che me lo confermi? Nel senso che me lo confermi? Bio, vi sto leggendo da qua, per questo guardo in camera. No, ti prego. Smetta! Bene, ho fatto! Vado a dormire! Ma non di... cioè, ma io dico nella vita... dico nella vita, ma non è possibile, ma non potete scrivere un messaggio? Vado via, sto sentendo dei messaggi che mi arrivano, ma sti cazzi. Stipendi assicurati, cioè io sono andata al lavoro per connettermi ad internet e basta. Quindi il computer non serviva un cazzo? No. No. Che giornata, così tanto traffico. Puzzo, sono sudato, ma già fa una doccia. Stai dicendo questo? Accendiamo la luce. Madonna mia, questo coso lo devo far riparare, eh? Ma da dove l'ho preso il fascicolo? Credo dalle chiappe. Giravoto simulator. Posso andare a dormire? Niente. Prima di tutto devo prendermi dei vestiti e andare a farmi una bella doccia fresca. Va bene, andiamo a prendere dei vestiti. Abbiamo dei vestiti a terra, abbiamo dei vestiti qui. Ma noi avremo... vorrei quel lavoro, dove si fa la domanda? Magari ha lavorato tanto durante la mattina. Voilà. Accendiamo la luce e prendiamo i vestiti. Toh, fatto. Andiamo a farci un bel bagnetto. Però prima di tutto spegniamo la luce. Non è vero. Sti cazzi, la luce. Cioè, perché non ho capito? Perché non ti piace la luce accesa? È bella. Alla fine ti dà simpatia. Andiamo. Molto piano però, eh. Non sia mai mi dovesse venire il fiatone qui. Accendiamo la luce. Voilà. Beh, ma l'acqua già è qui dentro? Chi l'ha messa l'acqua, scusami? Se non c'ero. Non ci facciamo domande. Oh, ma con tutti i panni. Ma con tutti i panni. È così calda e rilassante. Mi sono addormentata con, cioè, mi sono buttata nell'acqua con il pantaloncino. Ah, che bel relax. Bello. Beh, oh, un po' di... non mi sono mai rilassata così tanto. Piedini. Ora la paralisi nella vasca. Madonna, poi sai come usciamo tutti sponzati? Piedino? Sì? Mi sono addormentato? Dormo? Dormo. È per censurare il pipo. Vabbè, mettilo trasparente tipo i porno giapponesi. Sì? Oh no, mi si chiudono gli occhi. No, ragazzi. Mi si chiudono gli occhi. Tutti raggrinziti, ma vestito? Perché tu non fai il bagno vestita? Capitolo 3. Chi sei? Vediamo. Ma quanto tempo manca prima di finirlo? Lo riusciamo a finire per le 5, secondo voi? Chi ha visto qualcosa? Ma come no? No, sono di nuovo paralisi. Sì, ok, perfetto. Che succede? No, 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 non di nuovo. Caspita, ma nel bagno. No, non mi piace. Non mi piace. Ma sono tutto sponzato adesso. Io mostro le vergogne nella vasca. Ma non si fa. Si mette almeno un pantaloncino. Benissimo. Quindi niente. Siamo addormentati con la mano sulla panza. Che sta arrivando qualcuno. Sentiamo. Sì, signora. Non so, tanto non sono nudo, può venire. No, non spenga la luce. No, 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 si fermi.
Ma come, sei già tutto bagnato? Puoi anche pisciare nella vasca. Secondo me addormentarsi nella vasca e avere una paralisi del sonno è meglio. Alla fine sei già pisciato. Sei già cagato, al massimo ti finisci di lavare. Se non è nudo allora non entro. Vabbè, magari la signora ha gusti bizzarri. Signora? Avviso, fra l'altro guarda, guarda la gamba. Guardate la gamba che appena alzo, che appena alzo qui. Katia, no, cosa? Cosa no? Chi è che ha sniffato? Sentito lo sniff. Sono di nuovo ginocchietto, sì. Almeno nel letto di cacchi, ma poi sei vivo quando ti svegli. Signora! Ma è di nuovo lei! Eccola di nuovo, fermo! Lasciami solo! Signora, ma è di nuovo lei, che bello! È passato qualcosa, hai visto? No per la pipì in vasca. Vabbè, dai, ragazzi, ma comunque acqua. Signora, io però non vedo. Grazie, grazie mille. Gentile, vedi? Che basta che parli e tu le dici le cose, la signora fa. Signora? 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 Che fa? Meglio fantasma che portoghese. Ma mica mi sta facendo il bidet. Io sento dell'acqua che si muove ogni tanto. E non vorrei che tipo me la trovo a toccare. Che fa, beve? Sì. Signora, ma che fa? Ma in che posa? Vado? Faccio partire il jumpscares? Questa sono veramente io che vado a vomitare. 3, 2, 1. Ah! Oh mio Dio! Io con il piede posso anche sbattere la porta in faccia. Ma sì. Mi sveglio! Proviamo a svegliarci, dai! Scusate, sto tremando. Continua a coprirsi e scoprirsi il ginocchio. È un falso invalido, è vero. Si è spento di nuovo tutto. Dai, però. Signora? È nuda? Non ti avvicinare! Sono nudo. Signora, soffro di pene duro. La prego. Ma mi sta affogando. Signora, non vivo se non respiro. E ho capito, ma non volevo. Ed è finito? Quindi è morto lui alla fine? Perché è morto nella paralisi del sonno? No, ma dai. Ciao Rain, che io non so se ho salutato. Ho capito, ma... Sì, Katia, ma è morto con la paralisi del sonno, come gli stronzi. Ma ti prego! Beh, un
altro gioco degno del suo predecessore. Ti devo dire che è un gioco degnissimo. Io richiederò l'assistenza anche di questo. Sono deluso. Ah no, ma questo è un dono. Permetti a chi ha acquistato il dono di chiedere il rimborso. No, vabbè, dai, bello, noi ce lo teniamo, gli vogliamo comunque bene, nonostante tutto. Ma scusami, altro refund, non posso perché a quanto pare mi è stato regalato, quindi grazie per il regalo, ma bello fino alla fine. Poi alla fine, perché questa stronzata della chiusura eccentrica che non capisco? Cioè, vorrei capire per quale motivo è stato così fatto male.